Ehi, la ciurma, io sono Matteo Tess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Nell'attesa, tra un video e l'altro, ho sistemato un attimino le persone. In pratica avrò Matteo Tess che ha Diplomacy e i punti che avanzano su Guard. Asleif Gunnar Guard. Roskva e Saunr curano, quindi heal e witchcraft. Nefir sarà scout, più preserva cibo, più eventualmente in questo momento abbastanza guard, quindi in caso lo utilizziamo. Ketil invece si concentrerà sul crafting, mentre invece Svala su caccia e tinkering. Svein a caccia e preserva, e avanzano un po' di punti da messi in scouting. Edis cucinerà all'inizio, pulirà alla fine e nel mezzo, se serve, repair. Poi magari per il cucina tanto si può spostare a qualcun altro e si può vedere. Spero che sia abbastanza buono, insomma, per garantire sia cibo che cure che altre risorse. Insomma, vedremo pian pianino. Comunque ho speso tantissimi punti. Andrei a vedere questi due. Queste due aree che abbiamo trovato, quattro pelli e altre quattro pelli. Ma là sotto ci arriviamo senza affaticarci. Qua invece potrebbe essere di... Sì. 5 ore, 8 ore. Tutto posto, abbiamo finito l'Herbal Glade. Aspetta un attimo. Ah, Homestead mi ha detto che ha finito Herbal Glade. Che è questo. Ok. Rank 1 ci dà più 2 prosperità e più 4 erbe a settimana. Questo ci darà più 4 prosperità e più 8 erbe a settimana. Costa 25 di legno e 10 hide. E direi che... Ci sto, 5 giorni. Va bene, perché di... A meno che... Qualcosa di un po' più speedy. Più 6 di prosperità, più 6 di power. Qua siamo andati più power e valuable. Questo costa 50 di legno. E ci vanno 5 giorni, se sono tutti la stessa durata. Blacksmith ci dà hide, power entrambi. Poi ci danno hide, altri ci danno salvage. Ma non so ancora che cosa ci servirà di più tra salvage e hide. Farms dà solo prosperità. Two horses are... More pigs. Ok. Più difese. Dei banner ci aumenta la prosperità. Le strade ci aumenta la prosperità. Training ring più ci aumenta il potere. E il PR se aumenta il potere. Ma direi quasi quasi che... Un po' di potere in più... Male non fa. Tanto costava solo 50 di legno. Intanto mettiamo a costruire questo, poi ci... ragioneremo in seguito, insomma, di cosa ci serve in più. Allora, vediamo un po'. No, no Aedis, ma Roskva. Ok. Siamo tutti curati comunque. Abbiamo poche medicine, ormai poche erbe, ma siamo tutti curati. Speriamo di poter ottenere altre medicine, altre erbe presto.
Allora, Katie si ferma e osserva in lontananza verso una collina. Dovrebbe essere quella. Le pietre calzano alla descrizione di Hades. Quindi dovremmo seguire semplicemente la strada. Vediamo cosa ci mostra, ci riserva la strada. Allora, vediamo un po'. Intanto premiamo Alt per vedere se là dietro c'è un cadavere. Ok, 4 medicina e va molto bene già. Tanto come cosa. Non c'è tanto qua nei dintorni, mi sa che dobbiamo proprio andare dritti per dritti. Opzionale visita al piccolo. Ah, qui c'è della gente. Sono quelli. The underground ones watch over this place. Ma è un luogo abitato. Ok. Ok, vestito come un contadino. Ma ha parecchi talismani, quindi sì, è chiaro chi è nella sua comunità. Sono Odkel, il Godi. Che cosa vi porta qui nel nostro piccolo villaggio? Siamo qui a visitare la tomba sulla collina. Non vorrei nascondere il fatto, non vorrei rubare della roba. Mi dispiace di dirtelo, ma quella tomba è chiusa ed è sotto la mia protezione. E di quella di tutta la nostra comunità. È un posto oscuro dove un vecchio re è stato sepolto e la gente del sottosuolo conserva il suo tesoro gelosamente. Chi sono la gente del sottosuolo? Quelle creature che vivono sotto la terra, nani, elfi, gli spiriti degli antenati, quelli che entrano nella tomba non sono mai stati visti in seguito. Cosa bisogna fare per guadagnare il favore di queste creature? Con che scopo? Che ci venga garantita fortuna per un lungo viaggio. Una causa nobile, degna del nostro aiuto, ma nonostante ciò, i poteri che si muovono in quella zona non sono benevoli. Una cosa del genere richiede un sacrificio. Sapevo che l'avresti detto. La gente del sottosuolo richiede una vita umana. Mi spiace, non posso accettarlo. Quello che chiedi rischierà l'odio di quelli che sono nel sottosuolo. Se la tua richiesta dovesse fallire, la loro punizione cadrà sulla mia comunità, allo stesso modo di quanto cadrà su di te. Un uomo libero o una donna libera? Ho la vita di tre schiavi. Questo è il prezzo per entrare nella tomba. Pagalo o lascialo. O vattene. Non voglio scagliare casini su di loro, ma cioè gli distruggo le casse sotto il naso. Però non sono rosse, altrimenti mi avrebbe detto, ehi, sono rosse. Brutta storia.
Brutto, brutto storie. Penso che metterò un attimo in pausa e ci vediamo tra poco. Saccheggio un po' e ci vediamo dopo. Allora, mi spiace, siamo un attimo nei guai. Nel senso che non ho avuto tempo di reagire per registrare. Stavo esplorando questa casetta qua, che è la prima che abbiamo incontrato, quando un tizio, cioè il tizio là, ha urlato: "Fermateli, sono dei ladri!" Allora mi sono messo a rincorrerli, e hanno tagliato di qua e, inseguendoli, sono finito dove sono ora. Dove sono ora? Ah, ecco. E niente, c'è partito il combattimento. Vediamo cosa succede. Speriamo che non ci vada male anche questo giro. Allora, io direi che l'arciere lo pinziamo qua. Aia! Avrei dovuto sospettarlo. Lui non riesce a correre abbastanza, allora. Mandiamo comunque lui qua. Lei riesce a correre, sì. Così anche. Aia! Speravo di aver intrappolato anche l'altro arciere, invece niente. Orosco, stai qua dietro e tu stai qua riparato, please. E vediamo un po' cosa riusciamo a. Aia, che damage! Si faranno un sacco di danno con due che sono incapacitati. Dove che mi è mancato? Adesso arrivano quelli corpo a corpo. Sono parecchi effettivamente, 7, noi siamo solo in 5. Allora. Com'è che è questo? Intimely. Reckless Strike. Così almeno sono sicuro che questo dovrebbe cadere. Però allora, lui è bravo contro gli scudati. Però c'ho il tizio ancora in piedi, per cui non è una buona cosa. Allora, vediamo se riusciamo a tirare giù quello con Ketil. Quick shot, quanto ho? No, po troppo poco. Ok, è andato, così posso fare con lui. L'attacco che gli devasta lo scudo, ottimo. Allora, lei potrebbe seccare lui, che non è una cattiva idea. Aia, invece niente. Quello è con i pugni, per cui non mi spaventa troppo. Andrei su questo. Buono. Oh, Katie l'ha già attaccato. Roskva, tu per caso riesci a curare qualcuno? Sì. Pure a me che sono destabilizzato, dai. Vediamo se riesce a allontanarsi un minimo. Un minimo, non tanto in realtà. Allora. Ok,
Aia. Uno mancato, manca anche l'altro, please. Aia, invece è messa male. Cat. I'm sorry, I Isola. can't go on. Non pigliarmi di nuovo. Dai. E non ha dei resuscita. Quick shot ha troppo poco di percentuale di successo. Ne ho due a terra, porca miseria, è davvero tragica la situazione. Cioè, il primo giro ne ho due a terra. Ah, vai su questo. Mando Roskva ad attaccare, perché non so cos'altro fare se no. Lui non può neanche allontanarsi, l'ha proprio sotto tiro di tutto. Adesso me lo seccano. Sono rimasti in 4. Niente, devo fare qualcosa per migliorare la situazione. Adesso mi seccano anche lui. E infatti. E rischiamo davvero di perdere di brutto. Così mi prendere l'attacco d'opportunità non è buono, allora vado su di lui, con lei lo secco. E torno indietro per quanto possibile. E con lui vado ad attaccare questo. Ma ci prendiamo davvero troppi danni per quello che ero abituato a Expeditions Conquistador. Aia, mi ha preso in pieno. Adesso mi prende di nuovo anche l'altro. No, ok, per fortuna no. Però sono rimasti in 3. Io sono la mezzo. Non dico mezzo morto, ma sì, mezzo morto. Sono anche bloccato dal movimento. Non ci arrivano neanche col pull. Ok, se vado là almeno loro non possono tirare d'arco. Là non ha visuale, ma su questo sì. Interrupt, rebuke, cripple. Andiamo su questo. Sperando. Porca miseria, niente.
Ok, quello è andato. Non credo di avere abbastanza. No, infatti. Proviamoci così, plain. E Roskva, riesce a... No, Roskva non fa un forno di niente. Vieni qua. Aia, non l'avevo visto l'interrupting. Ah, mi è mancato. Ok, buono così. No, tu muovi qua. Io dovrei riuscire a occuparmi di questo senza troppi problemi. Allora, c'è un interrupting là che non mi piace. Tu Roskva, riesci per caso a darmi un curino? Dai. Shit! Let me take a look! Thank you! Gli altri però me li hanno tirati giù subito, non è normale una roba del genere. Aia! Mi può fare... Danno così da ravvicinato? Porca miseria. Allora, riesco ad avvicinarmi a un corno. Allora, ok, nulla. Ma no, è scivolato pure. Aia! Ha tirato pure lo scudo l'arciere là. Ci avrei scommesso. Ah, ok, questa non l'ha parata, per fortuna. Però quante ferite ci siamo prese per questi cavolo di ladri a caso? Critical, critical, severe. Porca miseria, si è messi malissimo. Ma non è giusto, abbiamo trovato dei ladri così a caso e ci hanno seccato fortissimo tutti. Maledetti loro. Boh, non so che fare adesso se combattere nonostante tutto, perché ho dei malus mica da ridere adesso.
Zero di movimento. Zero di movimento. E lei ha meno 5, porca miseria, niente. Devo uscire dalla zona. Per forza, perché con due che non si muovono, cosa posso fare? Allora, torniamo un attimo alla casetta. Non so che non ci dia una curina, che ci dica qualcosa. Cioè. Non c'è più nessuno. Boh, saranno dentro. Ma tra l'altro è già tardissimo. Niente, ragazzi. Un altro video troppo lungo. Troppo, troppo lungo. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui scopriremo che cosa ci è valso picchiare questi ladri a caso. E vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.